Sei libero. Puoi andare a casa. Hai visto, eh? I fascisti tanto cattivi. Non ti si è fatto nulla, non ti si è torto neanche un capello. Te mancava poco e ti si pagava anche un caffè. Buonanotte, bimbino. Portatelo qua. Togliti il cappello. Mi scusi, è un'abitudine, anche a casa. E com'è che non saluti umanamente? Ah, non sapevo che era obbligatorio. Sai, io di politica non me ne intendo. Mettiti a sedere. Ah, non te ne intendi di politica. E allora come mai ti hanno sentito dire questa frase? Se Mussolini va avanti così, io non lo so. Che cosa intendevi dire con quel io non lo so? Ma io non l'ho mica mai detto una cosa del genere. In linea di massima parlo solo del mio lavoro. Può darsi, ecco, avrò detto io non so com'è la politica, non so come funziona, ma... È una minaccia? No, assolutamente no. Sfiducia nel fascismo? Ma no, perché? O propaganda sovversiva? No, non c'è motivo. E neppure del grammofono tu non sai niente? Del grammofono? Non fare il furbo con me, rispondi! Ma io dormivo. Non ho svegliato loro. Non ho avuto nemmeno il tempo di mettermi la cravatta. La cravatta o il fiocchetto da anarchico? No, che fiocchetto? Senti un po'. Vuoi fare un bel brindisi alle vittorie del fascismo? Ah, io veramente a quest'ora... A quest'ora, a quest'ora! Maledetti imbecilli, ma perché dovete approfittare così della nostra... Devi brindare alla vittoria dei fascisti, perché amico mio, eh? Perché dovete obbligarvi a lasciarvi la testa per farvi capire che il fascismo vuole proteggervi e restituirvi dignità, coraggio! Ma andate all'inferno, ignoranti! Bevi. Bestie! Ma questo è olio di ricino. Ah, non lo bevi? Eh no. Non lo bevo, no. E perché dovrei berlo? Che cosa ho fatto per berlo? Ma cosa fai? Lasciami! Cosa fate? Perché? No! Su, Sabonino. Apri la bocca. Apri la boccuccia. Su, da bravo, mi vuoi far arrabbiare? No, bevi, bevi, che ti fa bene. Bevi, bevi. Così. Guarda come deve ridursi un uomo a quell'età. Che scena disgustosa. Vergogna! Ma cosa fai? Mi vomiti sulle scarpe. Ah, non ti è piace, questo no? Che ci addolora. Questa ostinazione a non voler capire. Ma perché? Ma se lo prendono anche i bambini quando hanno ma la bua perché? Al bambino. Se la bua ce l'hai nella testa. Avanti, prendine un altro goccino che ti schiarisce le idee. Appena pagate. Ah, sì, mandaci il conto. Madonna, le due. Aurelio! Aurelio mio. Ma cos'è stato? Mi vuoi dar retta a te? Mi vuoi dar retta? Vedrai. Tirati su. Ecco, asciugati. Non prendo il freddo. Babbo! Maletto! Maletto! Ostia che puzza!
pensa, Bobo? Se quello che ha fatto la spia è quello che dico io, è meglio che cambi continente! Per